L'industria ceraria Migone è stata fondata nel 1866 da Eugenio Migone e si tramanda di padre in figlio da 5 generazioni. È leader nella produzione di candele da chiesa e negli anni ha adeguato la propria produzione ai macchinari e alle nuove tecnologie. Per la festa dei 150 anni erano presenti anche le telecamere di Firenze Fuori, un evento organizzato con l'Istituto d'Arte di Porta Romana. Nell'occasione sono stati premiati i migliori progetti. Abbiamo premiato i ragazzi che hanno fatto i lavori più meritevoli e sono stati grafica pubblicitaria per aver disegnato il nostro logo dei 150 anni. Abbiamo premiato la ragazza che ha disegnato il vaso d'argento col tema del glicine, il famoso glicine che ha piantato mia nonna, la mia bisnonna Ada Migone, e abbiamo premiato i 4 ragazzi che hanno disegnato questo fumetto simpaticissimo raccontando la storia a Firenze della mia famiglia e della cereria. Insieme alla serata abbiamo anche questa bellissima mostra fotografica dove abbiamo esposto i lavori di tutti i ragazzi che hanno preso parte a questo progetto, e questa mostra fotografica voluta da Sara Barbolini Tantussi, l'erede della famiglia Tantussi a Firenze, mezzadri che da fine del 400 erano basati nella zona dove poi è sorta nell'Ottocento la mia cereria, Piazza Pier Vettori a Firenze. Lo stabilimento era situato in un vecchio quartiere di Firenze vicino all'Arno e con l'alluvione del 66 fu sommerso da 3 metri d'acqua. Questo accelerò il trasferimento nell'attuale sede di Scandicci, Firenze e la cereria Migone, un connubio vincente. Cultura e industria a Firenze si sono incontrate proprio dall'origine, hanno fatto un pezzo fondamentale della storia e dell'identità di questa città. La storia dell'industria cereraria Migone è un po', questi 150 anni sono esemplari da questo punto di vista, cioè la capacità creativa, la capacità poi creativa che diventa un processo industriale e che nel tempo acquisisce e mantiene quel valore con il quale era stato originariamente creato. È un po' un esempio per quello che anche con altre realtà dovremmo riuscire a fare a Firenze. È un legame fortissimo, un legame di grande scambio d'amore, di poesia, di successo e di prestigio. Firenze ha dato alla cereria Migone il suo marchio, un marchio unico al mondo. La cereria Migone ha dato il suo coraggio, la sua dedizione al lavoro e l'incredibile capacità di sviluppare prodotti di grandissima eccellenza. Il sogno è quello di un luogo per il Made in Florence. Sogniamo un luogo per il Made in Florence perché possa rappresentare quello che le grandi aziende, i grandi artisti fiorentini hanno donato a quello che è l'artigianato artistico fiorentino. Rappresentano il saper fare, la nostra manualità, la nostra tradizione, che sono un elemento fondante di quello che è Firenze per il mondo. Le eccellenze artigianali fiorentine hanno sicuramente bisogno di un'assistenza continuativa da parte della pubblica amministrazione, perché nessuna impresa si può inventare dal niente, quindi è chiaro che c'è bisogno di una forte spinta affinché tutto ciò che viene fatto sia supportato dalle amministrazioni locali e dai poteri pubblici. Dopodiché qui interviene il genio, interviene l'artigianato, interviene l'attività.